Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Allora, miei cari amici iscritti del canale, notizia di pochissimi minuti fa. George Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, si è recato urgentemente a Torino per parlare con la Juventus. È arrivata anche un'altra notizia riportata da Sport Italia, però questa prendetela con le pinze, ragazzi, perché io di Sport Italia non andam feed e non so fino a quanto siano reali le loro notizie. Dicono che Andrea Agnelli sarebbe atteso ad Istanbul. Non lo so per che cosa, loro dicono per un eventuale proprio un eventuale dialogo, no? Con il presidente del PSG per Cristiano Ronaldo. Comunque, ragazzi, la notizia da sottolineare è l'arrivo di Mendes a Torino per parlare con la dirigenza bianconera. Allora, ragazzi, a prescindere di tutto, io mi sono stufato, mi sono rotto i coglioni, ragazzi. Vedessene che Bianna fa. Ma che decidessero subito, ragazzi. Perché di farmi altri 6, anzi diciamo 5, perché questo ormai è andato giorni a sentirmi Ronaldo al PSG, Ronaldo Manchester City, Ronaldo Barcellona, Ronaldo Bayern Monaco. Io non ne ho proprio voglia e mi sono rotto i coglioni. Perché questa è una mancanza di rispetto verso la Juventus, ragazzi. È assolutamente una mancanza di rispetto. Ok? Io mi sono stufato. Quello che vuoi fare, Ronaldo, vuoi rimanere, ma lo dicesse però, ma lo dicesse a caratteri cubitali. Nel post che ha fatto la settimana scorsa non ci ha neanche menzionato. Non ci ha neanche menzionato. È gente ancora che gli va dietro. Forse voi non avete capito che Cristiano Ronaldo a noi non ci pensa neanche quando ci va a sette su una tazza di chess, parlando di rispetto. Ho capito, sì o no? È ancora che gli andate dietro. Ancora che gli andate dietro. Basta, ragazzi, basta. Basta, basta. Qui viene prima la Juventus e poi i singoli. Io non permetto che un pisciatore, qualsiasi, perché per me Ronaldo è uno qualsiasi, ragazzi, è uno qualsiasi, si permetta di calpestare la dignità di una squadra con oltre 120 anni di storia sulle proprie spalle. Mo' basta, ragazzi. Mo' basta. Trevui. Bavattin. Vuoi restare? Resta. Ma piglia una cazzo di decisione. Piglia una cazzo di decisione. Tu dici che ti sei rotto i coglioni della Juventus. E perché non fai giusta vendita? E te ne va. Allora vedete che è una questione di soldi. Perché ovviamente se non gli arriva lo stesso stipendio che gli dà la Juventus, se non superiore, lui non se ne va. Se hai così tanta esigenza di andare via che ti sei rotto i coglioni, non giusta più, vai giù sta vendita. Ah, dici, dammi pure 20 milioni d'euro e basta che. Basta che me ne vai da qua, dammi anche 20 milioni di euro, basta che almeno così me ne vado da qua. Ecco, uno che se ne vuole andare, accetta pure di meno, però siccome a te è una questione de money, no? Perché tu ovviamente dopo non arrivi a fine mese a pagare le bollette, capito? Se ti danno 10 milioni in meno poi non mangi, non arrivi a fine mese a mangiare, a pagare le bollette, capito? Che state scherzando? Mica è come noi che stiamo pieni di soldi. Loro sono i poveretti, capì? Che se ovviamente non prendono quello che vogliono loro, pure arrivano a fine mese a pagare i bulletti, a pagare quill, a pagare quill'altro, capì? Che state scherzando? Poi il signorino in Italia c'ha pure gli sgravi fiscali, per cui se paga 200.000 euro di tasse all'anno, so pure assà, ma piglia 30 milioni d'euro.
Cioè, non gli è intaccato proprio niente a quello. Comunque, ragazzi, non voglio sviare su altri discorsi. Caro Verme 7, decidete, date una mossa e vedi che via fa, perché noi, sinceramente, almeno la parte sana di questa tifoseria si è un po' rotta i coglioni dei tuoi giochetti e dei tuoi comportamenti, dei tuoi atteggiamenti. Basta, abbiamo superato tutti i limiti, ragazzi. Abbiamo superato tutti i limiti. Abbiamo superato tutti i livelli. Qua conta la Juventus in primis. Conta la Juventus, il singolo. Me ne sbatto il cazzo del singolo. Me ne sbatto il cazzo. Specie se calpesta la dignità e la storia della mia squadra del cuore. C'era chi lo poteva fare e manca l'ha fatta. Scirea, Del Piero. Solo per farvi due nomi. Ok? Quindi, basta. Abbiamo superato la deadline. Se te ne vuoi, va a tin. Ok? Se te ne vuoi, va a tin. Ma se devi rimanere, i musi lunghi, le smorfie, i sbruffed, non la fa, caro Cristiano Ronaldo. Se no, basce tu stipendi e Jace, Gesammina la casa. Ok? Io vi saluto, cari amici bianconeri. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Se ci dovessero essere proprio delle novità clamorose, vi aggiorno. E sempre fino alla fine, forza Juventus.